Una follia e vi devo assolutamente rendere partecipi di questa cosa, non giudicatemi, ma ho messo per la prima volta delle unghie finte. Il colore mi piace tantissimo, mi piacerebbe trovare uno smalto di questo colore qua. La forma devo capire se mi piace o meno, perché non mi sono mai fatta fare le unghie da nessuno, mai. Le ho sempre fatte io e ho sempre fatto come forma o quella più squadrata, soprattutto da adolescente, nell'ultimo periodo tonda o al massimo a mandorla. Questo invece si chiama squaretto, credo, sono le unghie finte di Primark. Le aveva prese mia sorella e me le sono fatte prestare perché, non so, volevo togliermi questo sfizio di provarle. E nulla, quindi dovevo aggiornarvi su questa pazzia. Adesso non so più utilizzare il cellulare. Non è stata forse un'ottimissima idea. Già che ci sono, parliamo di qualcosa di veramente interessante. Ovvero, suspense per il nuovo libro fumetto di LRNZ, Lorenzo Ceccotti. In una live su Twitch vi avevo confessato un po' il mio terrore di leggere questo fumetto, nonostante lo stessi aspettando da anni, perché essendo uno dei miei autori illustratori preferiti, temevo non mi piacesse. Ma stasera parteciperò ad un incontro tra virgolette privato con Bao, la casa editrice che ha pubblicato questo fumetto, l'autore ed altri colleghi, per parlare appunto in anteprima del fumetto, perché uscirà ufficialmente domani, anche se era già presente a Lucca in anteprima, quindi molto probabilmente alcuni di voi già lo avranno fra le loro mani. Bene, io l'ho letto e mi è piaciuto tanto. Non immaginate il sollievo nel poter dire mi è piaciuto tanto. Si tratta del primo volume di una trilogia, non mi ricordo se ho detto il titolo, è Against Machine, spero di averlo detto correttamente perché il titolo è tedesco e io non so il tedesco. Vi faccio vedere magari qualche tavola. Graficamente, vabbè, veramente meraviglioso. È una storia post-apocalittica ambientata in questo mondo ormai completamente tornato un po' allo stato primordiale, tutta natura. Seguiamo un gruppo di persone, in particolare due fratelli, che devono farsi largo appunto in questo nuovo mondo. Devono più che altro sopravvivere, perché ci sono diversi pericoli dati non soltanto dalla natura stessa, ad esempio i lupi, ma anche dalle altre persone. Ci sono delle scene particolarmente violente. Mi è piaciuto molto, ho intravisto qualche riferimento a film d'animazione e soprattutto manga, però sono curiosa poi di sapere da parte dell'autore stesso che cosa appunto lo ha ispirato in questo fumetto, perché sicuramente ci sono tanti altri riferimenti che non sono riuscita a cogliere. Farà anche un tour di alcune librerie qua in Italia per presentare e firmare, dedicare il fumetto. A Milano ci sarà il 17 di novembre, se non sbaglio. Vi lascio poi qua sotto in descrizione il link al post che aveva fatto Bao su Instagram con le altre varie tappe, nel caso foste curiosi. Io adesso credo che continuerò uno dei boys love che ho preso recentemente. In particolare avevo iniziato Obsessed with the Naked Monster, che avevo momentaneamente messo in pausa perché ero rimasta tra virgolette traumatizzata da una pagina che era rovinata, piegata, stropicciata, eccetera. Tra l'altro, ora che ci penso, è una storia abbastanza oscura rispetto ad altri fumetti che ho letto di Ogeretsu Tanaka. Questo l'ho trovato fin da subito esplicito, ma anche molto forte a livello anche psicologico. Uno dei protagonisti non ha trattato benissimo uno dei suoi precedenti partner, ecco, è arrivato anche a mettergli le mani addosso. Sono molto curiosa di vedere come si svilupperà la storia e come l'autrice affronterà temi anche più pesanti, diciamo così.
Poi sempre di Boys Love ho preso un fumetto che un po' mi spaventava, devo dire, ovvero Jealousy di Scarlett Berico, perché ha come sfondo la Yakuza. Ci sono diverse storie Boys Love che hanno come premessa, ambientazione, topic, l'organizzazione criminale, la mafia, eccetera. E non so perché, forse è un pregiudizio mio che spero veramente di abbattere con questo fumetto, visto che mi piace molto l'autrice. Non sono mai stata tentata di leggere queste storie qua, quindi sono molto curiosa. Poco prima della chiamata con LRNZ è successo un disastro. Questo gattino qua ha rovesciato un bicchiere d'acqua, avevo lasciato veramente un goccio in un bicchiere tra l'altro alto, quindi non so come ci sia arrivato il gatto, l'avevo lasciato sul comodino. Lui è riuscito a rovesciarlo e a bagnare un'infinità di cose, ma soprattutto questo libro, che adesso non si vedrà, ma probabilmente sì, da questa parte è tutto zuppo e io non so come asciugarlo. Scusate la luce pessima, ma sono le 10 passate. Io ho cercato di tamponare con della carta assorbente, come vi dicevo, però dovevo andare in chiamata e quindi non c'era nessun altro in casa. L'ho lasciato lì con la carta, non so se riuscirò a risolverlo, visto che sta iniziando a piegarsi la carta del libro, non lo so. Un po' di prodotti nell'ultimo periodo, quindi ve ne parlo velocemente così posso buttare queste confezioni. Il primo che ho finito è un detergente viso di Origins Zero Oil di Pore Cleanser with Soap Palmetto e Mint. Ha una profumazione molto particolare che a me però non è dispiaciuta, ottima se avete la pelle mista o grassa o una combo delle due. Nell'ultimo periodo la mia pelle è diventata un po' più secca, quindi per me è diventato troppo, cioè asciugava un po' troppo il mio viso, ecco, però per il resto mi è piaciuto molto. Un altro cleanser che ho terminato nella versione però mini taglia è questo di Chanel, che ho adorato perché profuma proprio di expensive, di lusso. Anche la sensazione sulla pelle è meravigliosa. È un gel che a contatto poi con l'acqua e la pelle del viso diventa quasi, non dico crema, però dà l'impressione di essere idratante, non asciuga così tanto come quello di Origins. Diciamo però che non lo acquisterei per il prezzo, perché rispetto ad altri cleanser che ho provato
non è nulla di eccezionale. Ha un buonissimo profumo, ha un bel feeling sulla pelle, ma così come tanti altri. Ho poi terminato la mia Water Mist di Jouer, che mi era stata inviata dal brand. Questa era l'edizione limitata con i fiori di Sakura. L'ho amato soprattutto in estate, nell'ultimo periodo lo utilizzavo la mattina come tonico per rinfrescare il viso. Piacevolissima sensazione, molto buono il profumo, però è una cosa secondo me in più, non è assolutamente essenziale, io non ho notato differenze nell'utilizzarlo, se non appunto la piacevolezza dell'azione, diciamo, rinfrescante. Ho poi finito questo siero che mi è stato inviato dal brand Endocare Radiance, un siero antinquinamento, antiossidante, rigenerante che ho adorato, lo utilizzavo mattina e sera, vedevo la mia pelle più rimpolpata e in generale mi sembrava più bella anche al tatto. È passato un po' di tempo da quando l'ho terminato, non ne sento così tanto la mancanza, nel senso che probabilmente quello che sto utilizzando in questo momento ha un effetto molto simile, almeno per me che sono abbastanza ignorante, vedo com'è l'aspetto e me la vedo al tatto, insomma la pelle mi sembra più o meno simile, quindi non lo so, forse nel frattempo è cambiata la mia pelle, non lo acquisterei in questo momento. Un altro siero che ho adorato e che non acquisterei per via del prezzo è questo di Dior, che appunto questa è una mini taglia, è il Capture Total Super Potent Serum. Anche in questo caso, mentre lo utilizzavo mattina e sera, pelle morbidissima, bellissima al tatto, proprio rigenerata. Io non so se è una cosa psicologica, forse, ma quando uso i prodotti Dior per la skincare, io mi sento veramente di aver fatto un trattamento di lusso, un po' per il profumo e un po' per questo effetto che io sento praticamente all'istante di pelle molto più bella. Ho finito poi questa crema gel che non ho molto capito, forse non funziona per il mio tipo di pelle. È di Origins, della linea Mega Mushroom ed è l'Hydra Burst Gel Lotion. È appunto una crema molto leggera in gel, però allo stesso tempo è ricca perché contiene degli oli. Quindi si vede che con il mio tipo di pelle non funziona molto perché da una parte non capisco se non è abbastanza idratante o se è troppo, perché la mia pelle poco dopo tende a ungersi. Nel primo periodo, quando ho iniziato ad utilizzarlo, mi piaceva tantissimo e non avevo problemi. Poi si vede che la mia pelle è cambiata e non è diventata più tanto compatibile con questo prodotto. In generale, comunque, mi aspettavo qualcosa di diverso, che andasse a lenire maggiormente i rossori. Invece, sotto questo punto di vista, non ho notato molte differenze. Ultimo, non per importanza, contorno occhi di Neutrogena, molto carino. È anche questo, un prodotto gel molto rinfrescante per il contorno occhi. Preferisco però altri prodotti per il contorno occhi. Non avendo particolari problemi in questa zona, non ho delle occhiaie accentuate o altro, preferisco ad esempio il contorno occhi di Origins, che mi va anche a schiarire da zona, così non devo nemmeno metterci correttore né niente. Questo è carino, ma non è nulla di imperdibile o eccezionale. Been going nowhere lately. It's time to start all over and go for it. 'Cause they don't even know me yet. But that's something I don't regret. Every night I close my eyes and see only lavender dreams, baby. What can I do when a million things are running through?
dreams, baby.